Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Non mi sarei mai aspettata di registrare questo video, soprattutto che questo video avesse questo titolo, perché non è clickbait, è successo realmente. E finalmente ha avuto il suo epilogo adesso, oggi, che siamo al 24 di giugno, dal 15 che doveva finire o comunque non doveva mai iniziare. Vi spiego quindi che cosa è successo con questa valigia per tornare da Seoul a Roma, o meglio, doveva essere da Seoul a Glasgow, ma ok. È partito tutto appunto da Seoul, avete visto che sono stata in Corea qualche ormai giorno fa. Partiamo dall'inizio, ovviamente sono stata in Corea, come avete visto anche dai video prima di questo, insieme al brand appunto di skincare Yeopda con cui collaboro. Bellissimo, meraviglioso, ci siamo divertite e tutto quanto. Il 15 avevamo il volo di ritorno, però io non dovevo tornare a Roma in teoria perché come primo scalo a Londra e poi da Londra andare a Glasgow, a casa di Alessia per insomma fare un po' di nostre cose, dovevo portare le cose che le avevo preso, eccetera, eccetera. E poi sarei dovuta tornare, tra l'altro, esattamente oggi qui a Roma. Cosa è successo? Io ho imbarcato il bagaglio. Ovviamente lì all'aeroporto di Incheon, che è quello principale appunto di Seoul, ho dovuto pagare anche l'eccedenza del bagaglio. Per 2 kg di eccedenza ho pagato ben 70 euro circa, quindi favoloso. Però non sapevo come altro fare, onestamente, pieno di boccette, boccettine, cose. Quindi mi faccio il mio primo volo, Seoul-Londra. Una volta appunto passate 15 ore, qui altra storia emozionante, perché 15 ore così tante quando ce ne vogliono 11 circa? Perché c'era il vento a sfavore, quindi abbiamo dovuto fare un altro percorso e poi in questo periodo in particolare non si può volare per ovvie ragioni sopra la Russia, quindi per queste due problematiche abbiamo dovuto fare un giro che ci ha fatto appunto prendere 4 ore in più. Quindi 15 ore di volo, scalo a Londra, cambio la SIM del telefono, accendo il telefono e come primo messaggio mi trovo un messaggio di Alessia che mi scrive appena atterri, chiamami, scrivimi, insomma, che ti devo dire una cosa. Allora, io nel senso mi sono posta mille domande, cosa non è successo, cioè cosa mi deve dire, non mi può venire a prendere, non lo so. Quindi l'ho chiamata, l'ho sentita e mi ha detto che aveva il Covid. E quindi che sì, potevo andare a casa sua, però lei era risultata positiva quello stesso giorno e quindi doveva aspettare almeno i famosi 5 giorni per poi rifare il test e vedere, no? Quindi io per 5 giorni sarei dovuta stare nel suo salotto a non fare nulla, cioè a stare lì, insomma. E quindi mi sono detta, sinceramente, non me la sento, non mi va neanche di attaccarmi cose, eccetera, eccetera. Quindi torno a casa, fammi vedere se c'è un volo da Londra. Però poi mi è sorto il dubbio della valigia, ho detto no, perché adesso la valigia arriva a Glasgow, quindi fammi arrivare a Glasgow, poi da lì vedo. Quindi riprendo il mio volo per Glasgow, arrivo verso le 9 più o meno di sera, vado a prendere la mia valigia e la valigia sul rullo non c'è. Aspetto ben un'ora, cioè letteralmente un'ora, perché dico oh, cioè nel senso siamo io, una signora e un signore, siamo sti tre, che dobbiamo fare? Dopo un'ora l'ho guardata la signora e io ho detto senta, io vado a chiedere informazioni. Valigia non pervenuta, perché era rimasta a Londra non si sa bene perché. Quindi mi danno un codice, mi hanno detto di ricontattare. Io gli ho detto, guarda, il giorno dopo io non è che sto qui a Glasgow, cioè io devo riprendere un volo perché poi nel frattempo avevo appunto riprenotato un volo per la mattina successiva per tornare a Roma. Quindi avevo prenotato la camera d'hotel vicino all'aeroporto e poi la mattina dopo sarei dovuta partire. Quindi io ho detto, io non è che rimango qui, c'è la valigia, poi mi deve essere recapitata a Roma. Sì, abbiamo capito, ok, good, very good, me ne vado. Anzi, ero anche quasi sollevata perché dico, wow, non ho la valigia, però comunque sanno dov'è, quindi non è che mi impanico. Me la rispediscono pure a casa quando arrivo, fantastico, così non devo riripagare l'eccedenza del bagaglio. Ok, torno a Roma, tutto bene, meraviglioso. Passa un giorno, dico, nessuno mi fa sapere niente di questa valigia, che dobbiamo fare? 2 giorni, comincio a chiamare i vari centralini. No signora, perché se Glasgow non ce la rispediscono, se non sanno cosa fare, non possiamo fare nulla. In tutto ciò avevo volato con British Airways, quindi dovevo chiamare sempre loro. Servizio veramente pessimo, fatemelo dire, per quanto riguarda assistenza bagagli, perché una persona mi diceva una cosa, un'altra mi diceva un'altra ancora. A un certo punto poi mi sono fatta aiutare da Alessia, che ovviamente parla un inglese molto meglio del mio, per chiamare quelli dell'aeroporto di Glasgow e capire
la valigia, se fosse arrivata almeno a loro da Heathrow. A un certo punto ci hanno detto sì, la valigia effettivamente sta qui, dobbiamo solo trovare un volo per rispedirla a Roma. Quindi sembrava tutto facilissimo, la valigia era quella, perché mi hanno detto guarda, è grigia, della marca, eccetera eccetera, tutto coincide. C'era il taccheggio, poi insomma non è che si potevano sbagliare. Questo è il terzo giorno, poi passa il quarto, il quinto. Io chiamavo costantemente, tutti i giorni, tutto il giorno, e nessuno mi sapeva dire però, perché se quelli di Glasgow non rispedivano questa benedetta valigia, anche qui a Fiumicino non sapevano come aiutarmi. Fatto sta che 3 giorni fa un tizio all'aeroporto di Glasgow ci dice che l'avrebbero mandata con il primo volo a Roma. Io non mi sono mai impanicata in tutti questi giorni, più di tanto almeno, perché loro mi avevano descritto la valigia, mi avevano detto che era lì, quindi io ero sicura che non l'avessero persa. Se già non mi avessero rassicurata, io mi sarei un attimo mossa in maniera diversa, ecco. Quindi in teoria 3 giorni fa avrebbero dovuto mandarmela qui a Roma, ma poi non mi hanno più fatto sapere nulla. Bellissimo, anche l'altro ieri, e ieri mi sono riattaccata al telefono, continuavano a dirci la stessa cosa, quindi io a un certo punto ho detto, allora, se non vi sentite tra voi aeroporti, cioè io non è che posso fare, nel senso, da ancora, da tramite, cioè tipo Bonnie Bennett della situazione, anche meno, non è il mio lavoro. Anzi, mi state recando un torto, perché magari io in quella valigia avevo cose che mi servivano, medicinali, cose di lavoro, che tra l'altro è così perché ho l'hard disk e tutte le cose, ma vabbè, le cose che ho comprato, e in più ci sono anche cose che dovevano stare al frigo, quindi 10 giorni fuori dal frigo, adesso io non so che cosa trovo quando l'apro. Quindi tutto questo per raccontarvi appunto che stamattina poi mi chiama finalmente l'aeroporto di Fiumicino, dopo che stamattina io mi ero di nuovo riattaccata al telefono, perché sempre ormai, cioè ormai mi conosce, ne vedevano il mio numero, penso rispondeva sì, sappiamo già il suo codice, non c'è bisogno che ce lo ridice, così. E il bello è che poi queste persone che lavorano all'assistenza, scocciate, perdonami, se non mi puoi aiutare e non mi devi aiutare tu, ma chi lo deve fare? Stamattina appunto mi chiamano, appena ho risposto mi hanno detto aeroporto di Fiumicino, vi giuro, mi è scesa una lacrima. Guarda, neanche l'ho dovuta sforzare, era lì, una lacrima è scesa. Mi ha detto, è arrivata la valigia, quando può venire a prenderla? Io subito. Cioè vengo, arrivo, sì. Quindi ho chiesto a mio padre, lui fa il tassista, quindi può entrare nell'aeroporto. Mi ha lasciato, ho preso la valigia, letteralmente mi hanno soltanto chiesto il documento, mi hanno ridato la valigia, sono tornata a casa ed eccomi qua, col caldo, struccata, vi sto facendo il video, perché la dobbiamo aprire insieme, ovviamente. Il grande momento è arrivato, non vedevo l'ora di avere questa mia valigia, perché, a parte, ripeto, ho tutti i vestiti, le mutande, le cose di lavoro, l'hard disk, i fili, i cavi, i caricatori, ma soprattutto le cose dei frigo, i trucchi che ho comprato, le cose che comunque volevo utilizzare, le lentine, le cose che avevo comprato per Alessia, perché poi sostanzialmente nel bagaglio a mano, quello che avevo con me, non è che avessi messo più di tanto, perché ovviamente ho comprato più cose skincare, makeup, quindi erano considerati liquidi e li ho messi tutti in valigia. Vediamo, e poi il prossimo video sarà finalmente l'haul di tutte le cose, quindi non è che vi faccio vedere più di tanto, ecco, per la prossima volta ho comprato questo. Questo qui è l'AirTag di Apple, che è una sorta di monetina tracciabile con il Bluetooth che copre proprio anche lunghe distanze, cioè se io questa l'avessi lasciata in Corea, me l'avrebbe tracciato il telefono che era in Corea, quindi prossima volta io sto coso lo metto nella valigia, così col cacchio che primo la perdete, secondo mi dite no sta qui, non sta di là, così sapete sempre dove sta. Piccolo consiglio, compratelo, 35 euro, ne vale la pena, ne spendiamo tanti, questo almeno è utile. Quindi questa è la valigia, non è rovinata per fortuna, è rimasta in questo modo. Io l'ho chiusa con il codice, perché questa qui è la valigia che si chiude col codice, quindi non me l'hanno aperta. Mi hanno messo questo taccheggino blu, ora dovrò staccare con scritto Lost and Found, il codice penso sia una questione interna loro per i magazzini. Quindi questo lo tagliamo, tipo il braccialetto, sapete, di nascita quando nasce un bambino. E poi ovviamente ci sono tutte le mille cose qua, a partire da Asiana Airlines, poi questo che è quello di Fiumicino, questa di Glasgow e questa, quella di Londra. Così le abbiamo fatte tutte on plane. Pronti? Ok, buttiamola qua sopra e apriamo. Vi giuro, sono spaventata un po'. Allora, praticamente in questa parte ci sono tutti gli acquisti. Mi preoccupo perché la parte frontale non so dove l'abbiano sbattuta. Qua ci avevo messo i vestiti e tutte le cose. Ok, ci sta. È la mia.
Allora, apriamo. Qui c'è il mio mini beauty case. Qui dentro ci sono un po' di caricatori. È il mio MagSafe di Apple, vitale. Cioè, questa cosa mi è mancata più della vita stessa. Poi, qui ci sono i vestiti che ovviamente vanno tutti messi a lavare, quindi comincio a buttarli per terra, ve lo dico, con anche un po' di cose che ho comprato lì in Corea, quindi gli acquisti li differenzio, li metto un attimo qui, i cappellini, vabbè vi sto dando qualche spoiler, neanche mi ricordo tra l'altro quali avevo comprato, cioè figuratevi, però nonostante ci siano anche le robe sporche non c'è un cattivo odore. Questo è già un passo avanti. Qui c'è anche il mini fan di Mang, questo qua. Oh, comunque ho comprato un po' di vestiti, eh? Non me ne ero resa conto lì per lì. Poi, qui sotto, che cosa c'è? Questa mi preoccupa, che è la baletta di Nabla. Ok. È tutto intatto, a parte questo ombretto che si è un po' sollevato e va rischiacciato. Poi, che cosa abbiamo? Oddio, la crema, sì, questa l'ho comprata lì in Corea. La crema idratante, che bella. Gli occhiali, cioè, ma vi pare che ho buttato gli occhiali così a casissimo, va bene. Poi, queste sono tutte pochette di make-up e questi sono i pennelli. La borsetta, che carina. Pochette, pochettine, cose. Questi, ragazzi, questi, i poster di Proof. Cioè, letteralmente, un po' schiacciatini, ma ci sono. L'altra borsetta che ho preso sempre lì in Corea. Questo qui è la scatola del peluche di Koya. Cover, cose per i capelli. Ok, a esserci tutto c'è tutto per forza, perché insomma non è che l'hanno aperta, quindi. Allora, qui ci sono un po' di mutande di rimasugli. Qui dentro ci ho messo le cose di Alessia, quindi ve le posso far vedere in realtà. Ci sono un po' di lenti a contatto, maschere, qui altre sheet mask, bigodini, questi qua con il fermino, creme solari, lozioni, anche se secondo me manca anche qualcos'altro, ma poi lo vediamo. Questa è la parte che mi preoccupa aprire sinceramente, perché è quella dove ci sono anche le cose da mangiare oltre che gli acquisti. Queste sono le cose sporche, però veramente pensavo ci fosse un cattivo odore, invece no. Questi qua sono i banana milk che ho messo chiusi così perché dico non si sa mai, dovesse succedere, ecco. Quindi questi è da valutare se sono ancora bevibili, onestamente. Però li apriamo per far vedere. Pensavo fossero scoppiati, invece no, sono ancora integri, non ci posso credere. Banana milk sopravvive a tutto. Poi di cose da mangiare ci stava una scatoletta di tonno. L'avevo presa perché questa è quella che usa Yoongi in The Soup. E poi avevo preso questo, che è il surimi, che usava sempre Yoongi insieme al tonno. Ma ecco, questa è la cosa di cui non sono molto certa, perché doveva andare in frigo. In teoria è sottovuoto, ma boh, non lo so, non si sa. Poi che altro c'è? Allora, questi sono i dischetti sempre per Alessia. Tutta la mia fantastica kombucha. Queste sono tutte cose che vi farò vedere nel video haul. Tutte le cose dei vari cap sleeve dei BTS. C'è tutto. Ora tiro fuori piano piano. Ad esempio la lattina di Jimin. Questa è un po' provata dal viaggio. Devo stare attenta, se no mi taglio pure il dito qua. Però ecco un po' l'ho rimessa a posto. Che carina. E poi ci stanno tutti i cap ramen. Questi qua, buoni buoni. BTS coffee, questo qua di gruppo che mi mancava. Quindi con l'augurio che non capiti mai a voi una situazione del genere, questo video finisce qua. Così domani registro il video haul e potete vedere tutto quello che ho acquistato. Vi darò qualche consiglio, insomma, sui negozi. Io vi mando un bacio grande. Ci vediamo presto.